desiderio che abbiamo noi che viviamo nelle città marinare è quello di vedere un mare pulito. E noi oggi gireremo uno spot proprio per sensibilizzare tutte le persone a non sporcare questo bene comune. Certo, ci vorrebbe un simbolo di questa cosa, però ci vorrebbe tipo Greta Thunberg, ce l'abbiamo. Noi ci abbiamo di più, ci abbiamo Gianni Thunberg! Io volevo un simbolo, meglio. Fidati. Io volevo un simbolo del... Sono Gianni, io sì. Lei sarebbe un simbolo dell'ecologia? No, io sarei un simbolo di Gianni. Gianni, non capisco. Cosa ha fatto nell'ecologia questo qui? Qualcosa l'ha fatto? Non lo sai. Cosa? Ha fatto il testimonial per la salvaguardia di un tipo di uccelli. Cioè, tipo? I fagiani. Bellissimo. No, dai, adesso non c'è veramente niente da ridere in questa cosa. Allora, si mette da questa parte. Lei farà Greta Thunberg, che è veramente la mia figlia ideale, quindi se cortesemente... Ah, è tua figlia? Chi? Non lo sapevo. Chi? Sei il padre di Greta. Io sono il padre di Greta. Complimenti per sua figlia. Ma quelle complimenti, io sono Matranga e tu sei Minafò e lui è un attore che adesso farà la parte di un uomo che entra in acqua. No, non posso. Perché? Ho mangiato poco fa e poi mi fa male la pancia. Questo è un imbecille. Ma lei sta scherzando? Ma in che senso? Cioè, far entrare un bambino che ha appena mangiato in acqua. Ma io veramente, guardi. Ma perché mi dai del lei, scusami? Bah. Ascolta, tu entrerai in acqua. È bella fredda l'acqua. Ma è alta perché non so nuotare. Cosa dovrei darti, un salvagente? No, il salvagianni. No, Gianni, forse. Cioè, ma lei è un padre snaturato. Io non sono suo padre. Cioè, tu non mi dare del lei che mi conosci da un sacco di anni. Cioè, neanche il salvagente è un bambino. Prima lo fa entrare che ha mangiato da poco. Ora neanche il salvagente è veramente... Ma educativo. Lui qua non siamo a mare, è tutta una finzione. Lei deve mangiare un panino con le polpette. Ce lo posso dare alla sirena? Perché lo deve dare alla sirena? Così ve la impolpetto. Adesso basta! Ma veramente? Lei è un pervertito! Io? Fare accoppiare un bambino con un pesce, ma veramente? Che cosa guardi? Sta dicendo? Ma non ho capito! Ma è impazzito! Io sto facendo, voglio girare un messaggio sociale dove lui si mangia un panino, finisce il panino e butta la carta a mare! Vedete? È per questa gente che il nostro mare è inquinato. Ma che ci dirò? Io mi scuso al nome del duo Matranga e Minafò con tutta l'Italia per quello che quest'uomo si è rilevato un incivile. Incivile io? Eppure pervertito, che schifo. Ma che c'entro io? Mio caro Antonino Matranga. Perché mi chiami col nome di battesimo? Chi sporca il mare sporca anche la propria coscienza. Perché il mare è un bene comune di tutti. E chi sporca il mare sporca la nostra coscienza. Quindi senza il mare siamo tutti persi. Ma anche io senza il mare sono perso. Anche io senza il mare sono Gianni. Ma cosa vuoi? Questo è giusto. Prendiamo la palestra. Vedi.